Il mio Baldi darà una bella lezione alla tua granny Anna. Vai, ma Baldi. Che la mia granny darà una bella bastonata al tuo Baldi. Vai Baldi, ma noi due avremo... Vai granny. Smettila, perché noi due avremo una nostra sfida tutta nostra, Anna. Dovremo costruire la casa per questi due piccoli signorini. Io farò la casa di Baldi, ovviamente versione grande, e tu farai la casa di granny. Vedremo chi dei due otterrà il risultato vincente. Sei pronta? Sono prontissima e vedrai quando entrai nella mia casa ti spaventerai a morte. Oh, ma quando tu entrerai nella mia casa verrai presa a righellate da Baldi, quindi non so chi è meglio, eh? Vedremo. Bene, allora bando alle sfide e iniziamo con la sfida vera e propria. Buona costruzione, nonnina. Anche a te, pelatone. Come osi? Così impari. Come ti fermo? Sono arrabbiatissimo adesso, ma basta! Non voglio più sentire niente, come si permette? Ma avete sentito? Mi ha chiamato Baldi! Baldone, a me! Basta, basta, no, sono arrabbiato. Allora, l'esterno della mia casa sarà la faccia di Baldi e non è facile riuscire a capire come farla, perché Baldi ha un'espressione strana, ha quei suoi occhioni bianchi e neri e noi dobbiamo riuscire a rispettare la sua faccina. Teoricamente è una roba del genere, gli occhi almeno. Sì, spaventosi come il vero e proprio Baldi dovremmo esserci. L'altra cosa che ha il buon Baldi è una boccuccia terribilmente. Dipende da quando lo vedi in realtà. Se è arrabbiato è tutta così. Invece se è felice è più In ogni caso è spaventosa allo stesso modo. Diciamo che per ora il nostro Baldi potrebbe avere un'espressione felice. Quindi proviamo a creargli una faccia felice, sempre senza andare oltre il limite, perché non possiamo sforare dove c'è la porta, altrimenti non potremmo più entrare in casa. Allora, è un po' storpia come bocca, Però Baldi effettivamente non è che abbia proprio una faccia bella, Non dite che io gliel'ho detto, però è la verità. Ora, passiamo ad iniziare a entrare dentro la casa. Allora, la prima cosa che dobbiamo rispettare sono le porte esterne della casa di Baldi, che sono gialle, ovviamente, perché sono le porte di una scuola. Effettivamente la sua non è proprio una casa, ma piuttosto una scuola. Ok, le mettiamo lì nascoste sotto il suo bellissimo sorriso. Ok, di lato ancora non voglio fare niente, anche se, vi dico la verità ragazzi, ovviamente abbiamo bisogno dei suoi capelli. Ne ha pochi, ma pur sempre qualcun capello ce l'ha. Tipo due ne ha, però quelli che ha glieli dobbiamo mettere. Quindi magari farei una cosa del genere, passando da qui. Che dite? Un capello e poi non lo... Mi pare che ne ha due. Mi pare, non vorrei essere... Non vorrei sbagliare, magari poi ne ha tre e si offende. Mi pare che ne abbia due. Una roba del genere, insomma. Se, più o meno, secondo me, più o meno ci siamo. Però ha anche il nasone, il buon Baldi. Quindi secondo me gli dobbiamo fare anche un bel naso in mezzo. Allora, io me lo ricordavo più bello. Devo dirvi la verità. Cioè, fa schifo Baldi, nella versione originale del gioco. Però... Forse era un po' meno brutto. Vediamo. Oh mio Dio. Beh, Granny è terribilmente brutta, ma quella di Anna fa veramente schifo. Sembra che gli si è schiantato un polpo in faccia. Cosa sono tutte quelle ragnatele davanti? Vabbè, non diciamo niente. Facciamo un terzo cappello a Baldi, va. Giusto per non farlo risentire nel caso in cui ce l'avesse. Ecco fatto, va là, che bellino. Ok. Ora che abbiamo terminato più o meno l'esterno, anche se non so se Baldi ha le orecchie. Sapete che forse ce le ha? Oddio, questo potrebbe essere un problema. Se Baldi ha le orecchie dobbiamo fargliele. Una roba del genere, dite, può andare bene come orecchio? Nah, sembra una verruca gigante. Va bene. Passiamo all'interno, ci penseremo dopo. Ora, per qua dentro dobbiamo continuare e creare qualcosa che possa adattarsi. Per ora c'è buio, ma non è un problema. Labadam. Ok, il pavimento di Baldi secondo me è preciso così. Sandstone. Perché se ricordate nel gioco originale il pavimento di Baldi è giallino. Ok, per ora mettiamo un po' di torce in giro giusto per illuminare tutto ben bene. Poi dopo penseremo a decorare come si deve. Ora, all'interno dobbiamo creare le aule e non abbiamo molto spazio però. Però so come fare. Allora, se noi qui creiamo un muro e ho il muro adatto di Baldi, che è questo qui, è uguale, è spiccicato a quello che usa lui. Se noi creiamo così, c'è un ingresso da una parte, un ingresso da un'altra parte, e magari poi potremmo fare una scala che porta a un piano successivo. Quindi noi potremmo dividere questa zona, per esempio, a questa altezza qui. Ovviamente sempre con la solita materialanza, poi
Ecco fatto, così dovremmo riuscire a dividere questo edificio in due piani. Uno conterrà alcune delle aule e l'altro conterrà gli uffici, tipo l'ufficio del preside e le aule mancanti. Perché nel gioco di Baldi ovviamente sono tutte aule, questa è una casa scuola. Lui ci abita, ma è pur sempre una scuola. Poi, per salire al secondo piano, io farei che ci sono due scale. È un po' complicata questa costruzione, devo dirvi la verità, perché sì, ci sono parecchie cose da fare. Tipo questa qua, oppure potremmo usare la scala multicolore, magari ci dà un'idea più carina. Beh, devo dire, ha un suo senso secondo me. Qualcosa di colorato in questo Baldis ce lo possiamo permettere anche noi. Anna! Dimmi. Guarda, è molto bella la tua granny, Ti ma devo... grazie. Sì. Però non dovrebbe essere bella. Sai chi mi ricorda? Chi? Te. Ecco, ti pareva. Perché infatti il tuo Baldi non ricordo assolutamente te. Ehi, non ci... La devi smettere, guarda. Sono venuto io a prenderti in giro. Se vieni tu da me, allora puoi prendermi in giro. Ma siccome sono arrivato io, allora non puoi. Ok? Vabbè, certo. Guarda, no? Allora, ti devo però fare un appunto. Ok? Vabbè, allora, perché tu vieni sempre la faccia qui di questa appunti? Granny sembra un mosaico. Non si capisce assolutamente niente. Secondo il mio parere, no? Tu non dovresti, richiesto? Non richiesto, dovresti fare che gli occhi sono sporgenti. Così si vedono, capito? È arrivato lui, no? Ho capito, però è un po' complicatino. Ma che complicatino? Guarda, tu basta che prendi, fai così e gli fai gli occhi sporgenti, vedi? Ma te ne vai, ma ti ha toccato il tuo pelatone maledetto a te. Ma secondo me era l'idea vincente, Anna, mamma mia. Mamma, come siamo risentite oggi, Cos'è? Oh. Presenti la sconfitta nell'aria, Anna? Ma non ci pensare proprio, però non voglio che vieni a mettere le tue manacce brutte e pelate sulla faccia della mia nonnina. La vuoi smettere? Così impari. Infida. Sei una... altro che la tua nonnina. Quella sei tu, nonnina anziana. Tiè. E vado via. Guardate, questa qui si è presa troppa confidenza. Si è presa. Ok, andiamo avanti con la nostra costruzione, va? Quindi, qui dobbiamo chiudere tutta la parete. Sarebbe stato molto bello avere da mettere anche gli armadietti che ci sono su Baldi. Però non credo che possiamo recuperarli qui. Ah, ma Baldi sarebbe arrabbiato se non li avessimo. Oh, dobbiamo trovare assolutamente il modo. Dobbiamo trovare assolutamente il modo. Come possiamo fare però? Tipo, abbiamo qualcosa. Più o meno abbiamo qualcosa. Non sono proprio armadietti, però dai. Forse il signor Baldi sarà soddisfatto lo stesso. Vero, ragazzi? Non mi ucciderà? Speriamo di no. Ok, allora di qua chiudiamo da questa parte così. E secondo me sono un po' piccolo come aule, non lo metto in dubbio, però potrebbero essere carine. Chiudiamo anche sopra. Dobbiamo fare quante più aule possibili. Quindi una da questa parte. E qua dobbiamo chiudere con un'altra porta. E le porte interne di Baldi, se la memoria non mi inganna, dovrebbero essere blu. Giusto, ragazzi? Mi pare di ricordare che è così. Quindi qua tagliamo un'altra volta, mettiamo un'altra porta e prendiamo il nostro blocco per renderle azzurre. Là, così. Dai! A me ricorda benissimo il buon gioco di Baldi. Purtroppo l'esterno rosa rovina un pochino, perché sarebbe dovuto essere con tutte le pareti di questo mattone qua. Però, purtroppo, questo lusso non ce lo possiamo permettere. Qua dobbiamo chiudere di nuovo. Così dovrebbe essere, sì, esattamente. Dovrebbe essere giusto. E poi dobbiamo fare altre due porte. Sembra più un labirinto effettivamente, però ha senso, perché il Baldi è così, è tutto un labirinto quella scuola. Non si riesce mai a trovare la strada giusta. E qui un'altra porta, così. Questa non è una porta, nemmeno questa lo è. Ok, perfetto, ora ci siamo. Non ci rimane altro che illuminare per bene tutta questa zona. Senza esagerare, perché la scuola di Baldi non è troppo luminosa e mantiene pur sempre quell'aspetto un pochino oscuro, baldanzoso del gioco, che è così. Quindi da qui la togliamo. Mettiamo una torcia su ogni porta, secondo me dovremmo essere a posto. Un'altra qui e una qui. Mentre siamo nelle aule, in realtà, avremo bisogno di mettere anche il famigerato taccuino. Ce n'è uno in ogni aula ed è ciò che noi andiamo a cercare quando giochiamo a Baldi. E il taccuino con le maledette equazioni tipo 1 più 1 uguale... E non ti dice mai. Ma poi c'è quella tutta assurda, tipo così, tutto strano. Poi c'è più e poi tutto strano. E poi uguale... E non si sa... Questo
risposta è impossibile da sapere e tu devi sempre stare lì a non saper rispondere. E allora Baldi ti viene a seguire. Ah, ti prendo! Tac, 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 con quella sua maledetta riga. Ok, ok, va bene. Ora, questa l'abbiamo piazzata. Andiamo in quest'altra aula, mettiamo un'altra torcia qui, un'altra torcia qui. Da qui la togliamo, perfetto così, ok? E mettiamo un altro taccuino anche qui, direi. Certo, ce ne sono tanti nel gioco, quindi dobbiamo riempire tutto come si deve, ok? Va bene così. Come va la tua piccola scuola da maestrino? La mia scuola è bellissima, per tua informazione. E il maestro... Ho detto il contrario. Il maestro Baldi sarà felicissimo di venire qui. E ti dirò di più, sarà così felice che non ucciderà più nessuno. Davvero? No, questa è una scemenza, ovviamente. Ovviamente no. Il maestro Baldi è sempre ansioso di uccidere qualcuno. Quello non glielo puoi togliere. Però sono quasi arrivato alla fine, eh. Non mi manca molto. Sì, tu invece? Ci sto ancora lavorando un po', però anche a me non ne manca molto. Con la tua casa della nonna, eh? Sì, che esatto, mi dici? Esatto, vedrai, vedrai, ti piacerà. Ci perderai la testa. Va bene, un po' minaccioso come cosa, però no, diciamo che può andare bene. La mia sta venendo molto simile, devo dirti, alla casa di Baldi, alla scuola di Baldi, anzi, sì. Anche io me la sto cavando abbastanza benino, dai, poi giudicherai tu. Va bene, va bene, va bene, allora finiamo, ok? Ok, a dopo. Va bene. Devo dire che la casa di Baldi è più difficile da fare, secondo me, di quella di Granny. Perché mi sono dovuto stringere molto per far stare tutte queste cose dentro una piccola scuola. Ovviamente non voglio convincervi a votarmi, no, 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 non lo farei mai. Però sapete, se avete voglia di... Se non sapete, anzi, dove dare il vostro voto, ci sono sempre e pur sempre io, ecco. Ok, mancano poche stanze. Dobbiamo terminare questa qua con questi armadietti molto simpatici. Mettiamo un tavolino anche qui e un altro taccuino anche qui. Ce ne sono 7 nel gioco. Non so se riusciremo a metterli tutti e 7, eh. Oddio, poi magari ne abbiamo messi anche di più di quanti ne servivano. Questo non lo so nemmeno. Ok, ultimo sediolina qui. Qui c'è già, quindi ne abbiamo messo 1, 2, 3 e 4. Ok, forse ne abbiamo messo uno di più. 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, ne togliamo uno e sono perfettamente 7. Ok, ora dobbiamo passare alla parte che tutti voi state aspettando, cioè mettere la popolazione della nostra scuola. Purtroppo non abbiamo tutti i personaggi di Baldi, ma abbiamo i più belli, e cioè il carissimo e simpaticissimo amico di tutti, Timothy Saltacorda. In realtà non è amico di nessuno, è proprio quello il suo problema. Eccolo qua. Ciao Timothy! Wanna play con la corda with me? No, no Timothy, no! Ma per niente proprio! E poi, al piano di sotto, l'immancabile e sempre presente Baldi! Eccolo qui! Là! Oh mio Dio, quanto è alto! Guardalo con il suo regalo in mano, mamma mia! No, no, maestro! Io rispondo bene a tutte le sue domande, sì, sì! Sono molto bravo, signor Baldi, non mi picchi! Però credo che con l'interno abbiamo finito. Partiamo dalla tua? Vuoi partire dalla mia? Oddio, basta che non mi infili nella ghigliottina della nonna qui. Ti faccio fare un giretto rapido. Ehi! Vieni, 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 guarda. Allora, qua c'è la ghigliottina della nonna, famosissima. Ok. Il pozzo della nonna, okay, famosissimo anche lui. Di qua puoi vedere la playhouse, una sorta di, insomma, non ne avevo una, ho messo la cuccia. No, ma è giusto, perché se ci pensi noi siamo molto piccoli su Granny, quindi di lì ci fittiamo, ci stiamo. Sì, sì, effettivamente sì. Allora, prego. Prego, come si entra? Non c'è la porta? Entri dalla bocca, dai. Io ti farei fare un giro da solo, veramente. Che schifo, si apre la bocca. Ma è che... è pieno di sangue. Vai, fai un giro. Allora, riconosco l'armadio. Qua mi nascondevo sempre perché la nonna mi stalkerava tantissimo, ok? Vedi? Ok, okay, vai, aspetta. C'è il piano di sopra. No, questo è per ultimo. Ok. Di sopra. Ok, di sopra. Questo dovrebbe essere il bagno, credo. Il bagno, la camera, okay. Guarda dietro di te. Ah, la nonna! Sì, ma nonna... le stanze non esistono, sono finte. No, la casa comunque è piccolina, però volevo rappresentarne la presenza. Giustamente, capito? Anche molto buia comunque, giustamente, perché la nonna è buia. Hai fatto un bel lavoro comunque. Ah, la nonna si è arrabbiata! No, no, non la picchiare che ti picchia, eh. Ok. Stupida nonna. E ora puoi andare giù. Ok, vado giù, piano piano.
Mamma mia, che brutto! Ah, c'è Slendrina! Ma non si vede niente qua, una torcia, per favore. Vuoi perché una torcia hai fatto normale? Tutto così buio. Ok, ora la vedo, mamma mia, com'è brutta! Quindi... con la culo. Ho dimenticato l'orsacchiotto! Aspetta, vediamo se... Sì, c'è, glielo metto io così lo impazzisce. Lo metti tu? Sì, glielo metto qua. Aspetta, ecco fatto. Ok. Le impazzisce quando le metti l'orsacchiotto, è terribile. Ok, hai messo... poi qua c'è la, vedi la cassaforte? Sì, quella cassaforte. Lì, il passaggio che io non ci passo mai. Ok, bello. Vedi? Hai fatto un ottimo lavoro, devo dire la verità. Mi piace anche il dettaglio della bocca che si apre, poi la ghigliottina è immancabile. Bel lavoro. Visto, però mi sono dimenticata anche il melone. Adesso guarda, ti do un rafforzino alla tua casa. Va là che bellino. Lo mettiamo qui, il melone. Bravo, lo stavo cercando io, okay. Grazie. Ora passiamo alla mia casa, a scuola, Baldi, ok? Ok, aspetta che mi attrezzo. Che ecco ti devi attrezzare? Qui. Ah, il tuo taccuino, brava. Allora, andiamo. Puoi vedere che oggi c'è matematica, ok? Quando c'è Baldi c'è sempre matematica. Lui sa solo quella, sa. Ok, prego. Gli occhi molto molto sporgenti. Io ho seguito il tuo consiglio, ma quelli di Baldi lo sono proprio tantissimo. Evidentemente sì, gli ho fatto anche le spalle, che secondo me, no? Cioè, sì, ha un bel... Sì, hai bel fatto feeling. Bene. Poi, fatto bene. Entriamo qua dentro, puoi vedere, si entra da due porte, ma è tutto un labirinto, Un completo labirinto. Smettila di impasticciarmi le porte. Ma io sto toccando porte. Puoi vedere che dentro il taccuino ci sono tutte le scritte tipiche di Baldi. Oh no, la domanda è impossibile da rispondere. Esatto. Poi di qua puoi vedere, se mi segui, che c'è Baldi. Ah! Salve Baldi. E lui è qui col salve. Suo gigarighello. Ha gli occhi sporgenti. Te l'ho detto. Poi bello righello. Puoi vedere che ci sono i taccuini giusti. Uno qui, uno lì. Ok, uno da questa parte e il quarto lì. Poi al piano di sopra, vedi, si sale. Ci sono gli altri tre taccuini per arrivare a 7, ok? Oh, ok, vedi. E lì bello. Puoi vedere c'è Timothy. Brava. Ah, ce l'ha in fronte la corda, ok. È la corda quella, non no? Lo so, o è la corda o è il naso. Non lo voglio una sapere. Una delle due. Non lo voglio sapere. In è ogni molto caso... piatto. Sì. Timothy è molto magro. Ora ti posso far vedere che i muri sono perfettamente rispettosi di quelli di Baldi. E anche il pavimento. Vedo. Purtroppo vedo. L'esterno... Sei stato veramente bravissimo. Grazie. Purtroppo l'esterno rosa non è preciso, però la dimensione vabbè, era quella. Dai. Ok, vieni fuori. Vieni. Salve maestro Baldi, non ho risposto a niente, quindi... Però questa volta io direi che possiamo concludere qua. Ora aspetta a voi ragazzi decidere quale tra le due case, Granny o Baldi, è stata la costruita meglio. La tua era più bella. Ma non dire sceme, io stavo per dire votate la mia, ma se tu inizi così allora lo faccio anch'io. Votate Anna! Votate Lion! Che stupidi! Ok, per questa volta è tutto. Lion e Anna, out!